Buongiorno a tutti. Oggi vi faccio vedere i miei ultimi acquisti, con cui ho già in mente di realizzare alcuni progetti che vedremo insomma, prossimamente. Allora, partiamo con ciò che ho preso. Ho preso sempre dei filati dell'outlet del gomitolo e ho scelto diversi colori e diversi tipi di composizione. Questo è un 70% lana, 30% angora e il verde giovinezza e si lavora con un uncinetto del 3,5. Io lo apro insieme a voi ed è bellissimo, bellissimo da lavorare all'uncinetto, ma penso anche molto ai ferri. Anche poi spero che si veda bene nel video, ma anche proprio un bel colore verde. Poi ho preso sempre con la stessa composizione la tinta lavanda. In questo caso la confezione è già aperta perché io l'ho già utilizzato e l'ho utilizzato con un uncinetto del 4 invece che del 3,5. Almeno io mi sono trovata meglio a usarlo con un uncinetto del 4. E questo è sempre un 70% lana, un 30% angora e la tinta è lavanda. Poi, sempre della stessa composizione, ho preso il grigio perla, mi è piaciuto tantissimo, anche questo l'ho già utilizzato con un uncinetto del numero 4, è molto morbido e poi si lavora veramente bene. E infine ho preso anche questo colore, un colore cardinale, un colore caldo e anche per Natale, insomma, il rosso, Natale, Capodanno. Poi ho voluto provare anche la lana merino. Questa è il colore, l'apro con voi. È il colore viola, morbidissimo, un po' più sottile, non ho ancora provato a lavorarla. Questa è 100% lana merinos viola. Si può lavorare con ferri del 3,5-4, un uncinetto del 3,5 ed è ogni gomitolo contiene 140 metri, mentre l'altra 70% lana e 30% angola contiene 130 metri. Anche questo è un filato morbidissimo e anche proprio bello, anche lucido, direi, molto bello. Poi sono passata a un altro articolo, 57 lana, 43 acrilico, da lavorare con i ferri del 3,5-4 e un uncinetto del 3,5. Io l'ho lavorato di nuovo con un uncinetto perché questa confezione, come vedete, è già aperta. Ho iniziato con questa tinta giallo, bellissima anche questa. Io l'ho lavorata con un uncinetto del 4 perché volevo un lavoro un pochettino più morbido, però veramente bella, lucida. E di questa composizione ho preso anche la tinta cielo, che apro di nuovo con voi per farvelo vedere meglio. Guardate com'è bello, sia ai ferri che all'uncinetto, molto bello da lavorare. E anche la tinta azzurro, spero che si vedano bene le tonalità. Guardate che bello. Poi ho voluto provare un filato nuvoloso, si chiama,
il filato, che ha una composizione interessantissima: 53% seta e 47% cashmere. Si lavora con i ferri del 3,5, un uncinetto del 3 e ogni gomitolo è di 150 metri. Lo apro con voi. Anche questo lucido, morbido, leggermente melange, è proprio bellissimo. E infine ho scelto, sempre questo è già aperto perché ho cominciato a lavorare anche con questo, un filato che ha il nome Torroncino. 85% lana, 15% seta. Ogni gomitolo contiene 170 metri. Si lavora con i ferri del 3 e un uncinetto del 2,5-3. Anche questo io, per ciò che mi serviva, ho utilizzato un uncinetto del 3. E anche questo è bellissimo. Tra l'altro ha delle piccole colorazioni intermedie, come dei bottoncini che vanno dal giallo al marrone al grigio, e con questo sinceramente ho già intenzione di fare un bel, non so, un bel maglione di quelli che insomma che sembrano molto rustici ma altrettanto belli. Penso poi con i ferri che venga qualcosa di stupendo. E infine l'ultimo filato, che diciamo che è in linea con il Natale che arriverà: un 75% lana, 24% acrilico e 3% di poliestere, un rosso lamé rosso. Si possono usare i ferri del 4, un uncinetto del 3,5 e ogni gomitolo misura 120 metri. Anche questo lo apro con voi. Il lurex è sulla tonalità del rosso. Anche questo è bellissimo. Sicuramente con questo si può realizzare un progettino per Capodanno, per Natale. Adesso vedremo cosa verrà fuori. Io ho finito qui. Appena ho ricevuto questo pacco, ho voluto condividerlo con voi perché è bellissimo ricevere dei filati, toccarli con mano, vederli e iniziare a fantasticare su che cosa puoi realizzare. Vi lascio sia nel video che sotto l'indirizzo dell'outlet del gomitolo e i link ai vari filati che ho preso. Grazie a tutti e alla prossima!